Questo lebbre ammonta a 58,6 miliardi di euro il contributo dell'e-commerce all'economia italiana. È veramente un grosso sforzo rispetto a quelli che poi sono i tempi attuali. Beh, diciamo che una ricerca della Netcom ci dice proprio questo. Ovviamente questo è un dato molto positivo che incide nel modo più assoluto diciamo, sulla possibilità, ecco, di nuovi sviluppi di lavoro anche per le piccole imprese, per i negozietti e quant'altro, i quali non necessariamente devono fidare e confidare sul fatto che il cliente vada al negozio, perché ovviamente questo è un fatto importantissimo, è un fatto bellissimo, è un fatto che ravviva anche l'economia non solo della città, ma ravviva l'economia delle strade, perché tra le altre cose, quando la gente esce, partecipa, ovviamente l'economia ne beneficia un po' tutto, perché poi stare in casa, acquistare da casa, fare, come dire, lo smart working da casa significa comunque penalizzare tanti piccoli negozi. Quindi dicevo, anche i piccoli negozi, i piccoli artigiani, le piccole imprese si devono comunque attrezzare anche per la vendita online, perché indirettamente, ecco, vanno ad integrare quelli che sono poi i propri ricavi, e quindi la forza della vendita internet, ma soprattutto la forza del contatto umano con la gente, farà sì che i nostri piccoli negozi di vicinato, le nostre piccole imprese vadano comunque avanti, al di là della, io dico, tragedia Amazon, perché tra le altre cose, come tutti sanno, una statistica ci dice che per ogni posto di lavoro, perché molti ci dicono ma Amazon crea posti di lavoro, ma una statistica ci dice che per ogni posto di lavoro creato da Amazon se ne perdono 2,6 per quanto concerne, diciamo, l'occupazione in generale. Questo è, ecco, per concludere questo discorso, però non dobbiamo dimenticare il grosso gap tra nord e sud per quanto riguarda infrastrutture e banda larga. Beh, su questo non c'è dubbio, e noi speriamo che attraverso, diciamo, i fondi che dovranno arrivare, il recovery fund e quant'altro, praticamente ci sia una buona fetta proprio, diciamo, per lavorare sulle infrastrutture, sulla banda larga, ma soprattutto che ci sia l'imposizione, perché poi tra le altre cose, chi ci segue sa che noi sulle imposizioni non è che siamo tanto d'accordo, però visto che ci saranno praticamente, ci sarà l'imposizione dell'Europa a creare infrastrutture per accorciare il gap tra nord e sud.